Evitiamo di fare confusione tra coloro che scappano da guerre e da persecuzione e i cosiddetti migranti economici. La Lega lo dice da sempre e anche la bozza del piano Juncker lo sta dicendo. La bozza del piano Juncker prevede l'inasprimento per i rimpatri, prevede addirittura il fermo per colui che, non avendo ottenuto la protezione internazionale, deve rimpatriare nel proprio paese. Il Ministero dell'Interno, no? I famosi nuovi 20.000 persone che devono essere ricollocati. Ecco qua una denuncia che voglio fare. Noi siamo passati da un sistema di accoglienza che nel 2013 aveva 22.000 persone, nel 2014 66.000, ad oggi saremo più o meno intorno ai 100.000. Dico più o meno perché anche qui il Viminale è molto parco sulla comunicazione dei dati. E il problema che cos'è? Che a fronte di coloro che fanno la domanda di asilo, noi è vero che abbiamo raddoppiato lo scorso anno, le commissioni sono passate da 20 a 40, ma rimane tragicamente alto il tempo medio per la valutazione della domanda di asilo. Il presidente della Commissione Nazionale, prefetto Trovato, dice che ci vogliono quasi 9 mesi per accertare se una persona ha diritto alla protezione. E questo allora, allunga i tempi, allunga tutto. Questa è una cosa grave, anche perché all'interno delle commissioni non tutti i soggetti, i componenti, lavorano a tempo pieno. C'è poi il problema altrettanto grave denunciato da molti tribunali del ricorso di fronte al diniego, a fronte del quale un richiedente asilo rimane nel sistema di accoglienza per altri 2, 3 o 4 anni. Sapete quanto costa tenere una persona nel sistema di accoglienza? Tra i 12 e i 14 mila euro all'anno. Magari li teniamo per 2, 3 o 4 anni per scoprire alla fine, e sono le statistiche che lo dimostrano, che la gran parte di coloro che chiedono asilo politico non ha diritto ad ottenere la protezione. E se queste persone trovassero un lavoro nel frattempo, il lavoro che vi chiedo di fare, spegnete i telefoni cellulari per cortesia. No, il problema è che cos'è? Che deve essere audio ne risente. Il problema è che noi dobbiamo velocizzare assolutamente la verifica se uno ha diritto o meno. Sì, e poi un'altra cosa, qui il governo, l'ho detto prima e lo ridico, è assolutamente in ritardo, perché il problema del sistema di accoglienza era nella sua gravità chiaro già lo scorso anno. Sono passati i mesi, diciamo, dell'autunno e dell'inverno senza che il governo facesse niente. Oggi su 100.000 persone nel sistema di accoglienza, 30.000, ovvero il 30%, sono collocati nei cosiddetti posti governativi, 10.000 posti per il CARA, 20.000 negli SPRAR. E solo ora sta facendo il governo una gara per trovare altri 10.000 posti. Il 70% delle persone che sono nel sistema di accoglienza praticamente è distribuito in edifici, in hotel. Oggi si è arrivati da un mese a questa parte addirittura a creare delle tendopoli che non sono nemmeno dignitose per coloro che vengono accolti lì. Questo, senatore, è un grave ritardo da parte del governo. Senatore, sì, la fermo.